Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. È molto di più di un gesto di riconoscenza verso il paese che li ha accolti dal lontano 2013 e dove oggi sono residenti, quello dei giovani 15 africani dell'Associazione Migranti di Bormio, che lunedì presso la filiale Banca Intesa San Paolo di Via Roma hanno fatto una donazione di 750 euro a favore della casa di riposo Villa del Sorriso. Lo chiamano simbolicamente Progetto Arcobaleno. Quanto sia loro costato passa in secondo piano rispetto alla consapevolezza che il gesto significhi un'altra forma di riscatto personale con cui dimostrare nel momento di emergenza dovuto al coronavirus solidarietà e vicinanza a una comunità che li ha accolti, facendoli sentire come figli, fratelli, nipoti, colleghi di lavoro, soprattutto amici. Il cuore di questi giovani è colmo di gratitudine. Fino a ieri erano dipendenti nell'Unione Sportiva Bormiese, cuochi, lavapiatti, portieri, facchini, tutto fare, presso alberghi, ristoranti e pizzerie. Oggi faticano a mantenersi e a mandare qualche soldino ai familiari in Africa, ma non si tirano indietro. Noi, immigranti di Bormio, che abbiamo iniziato a fare un piccolo associazione qua a Bormio, che sono io il presidente, abbiamo fatto una donazione di 750 euro alla casa di riposo perché i nostri anziani sono quelli più in difficoltà. Abbiamo scritto anche al sindaco per dirgli che ci mettiamo alla disponibilità della comunità, alla disposizione della comunità per qualsiasi tipo di servizi. La nostra è una forma di assistenza sociale, come è stato fatto per noi. Fossimo infermieri o medici, saremmo in prima linea, ma con le nostre semplici e umili competenze ci siamo, anche a cucinare un pasto caldo, scrivono al sindaco. Quello che ci guida altro non è se non riconoscenza. E la gratitudine non tarda a farsi sentire. Tutto questo mi ha particolarmente commosso. Sento che abitare nel nostro paese per voi è diventata una ragione di vita e di crescita. Non vi conosco tutti, ma ho capito, vedendovi impegnati in molte attività del paese, quanto vi siete impegnati per sostenervi e contribuire alla vita di Bormio. Il vostro modo di ripagare la comunità e soprattutto gli anziani vi fa onore. Anche i migranti di Bormio sono senza lavoro e non hanno introiti, ma la loro solidarietà è più forte di tutto questo. Ci tengono a esprimere le proprie condoglianze a Bormio e all'Italia intera, a condividere il dolore di chi ha perso i propri cari, in attesa di una rinascita, sicuri di farcela. Da oggi i cittadini di Bormio si sentiranno meno soli. Ho fatto questa video stamattina per dirvi che siamo vicini a voi. Insieme ce la faremo e siamo disponibili. Per tutto ciò che avete bisogno. Vive l'Italia! Buona Pasqua a tutti!